Nella definizione diagnostica delle patologie gastrointestinali, l'endoscopia è estremamente utile perché permette anche di prospettare le soluzioni terapeutiche. Con l'avvento dell'alta definizione, in quella che si chiama la endoscopia potenziata, siamo in grado di riconoscere lesioni minimali e riuscire ad identificare quelle che sono le lesioni da affrontare tu cure in sede endoscopica, saltando anche quelle che è il passaggio dell'istologia. L'endoscopia affronta anche aspetti terapeutici? Indubbiamente sì, nel senso che in questi anni si è creata, soprattutto in tutto il territorio nazionale, ma soprattutto nel Veneto, una rete importante per quanto riguarda le emorragie digestive di origine varicosa e non varicosa, e altre soluzioni come la rimozione di polipi, di masse, si è sviluppata in questi ultimi anni. Una tecnologia che ha avuto un notevole cambiamento di impostazione, che è passata direttamente sulla fase terapeutica, è la CPRE, la colangiopancreatografia retrograda, che vede sostanzialmente un'applicazione semplicemente terapeutica. E quando è indicato fare un esame endoscopico? Ma la grande sfida che ci attende in questo momento è proprio quello di trovare le giuste indicazioni per questi esami endoscopici, cioè fare l'esame giusto al paziente che lo necessita e non farlo in più. In particolare, per quale tipo di paziente è indicata la gastroscopia? La gastroscopia è indicata in pazienti con dispepsia, difficoltà digestiva sopra i 45 anni, pazienti che non rispondono con la terapia ai sintomi della parte alta, i pazienti con reflussori che non rispondono alla terapia, i pazienti che devono essere avviati a terapia con anticoagulanti, i pazienti che hanno delle istologie importanti come esofago di Barrett, gastrite atrofica, metaplasia intestinale diffusa, o pazienti che hanno quella che è una lesione precancerosa, che è la displasia. Ma l'endoscopia è così difficile da affrontare? Ma un fiore all'occhiello dell'endoscopia e in particolare dell'ospedale del Fracastoro avere la disponibilità di un anestesista disponibile per affrontare le metodiche più complesse o i pazienti più difficili che richiedono una sedazione profonda. Questo cosa significa per il paziente? Il paziente significa che può affrontare serenamente questi esami, tranquillo, perché sostanzialmente non avrà nessuna percezione di quello che è l'aspetto del dolore legato ad alcune metodiche più complesse. Anche in radiologia le innovazioni tecnologiche hanno rappresentato una piccola rivoluzione. Le nuove tecnologie hanno permesso di soppiantare quasi completamente esami ormai desueti come il clisma opaco, lo studio dell'intestino con il bario, che hanno lasciato il posto ad esami più nuovi, più sicuri per il paziente perché consentono di limitare o di annullare l'erogazione di radiazioni ionizzanti e consentono soprattutto di fare una diagnosi più accurata e precisa. Si tratta soprattutto di esami quali l'enter-RM e la colon TAC. Che cosa sono? Per lo studio del piccolo intestino, l'enter-RM è l'esame d'elezione, in quanto consente di studiare senza erogazione di radiazioni ionizzanti e previa distensione dell'intestino con una soluzione orale, le cui formulazioni ormai sono anche ben accettate dal paziente, consente appunto di studiare le pareti dell'intestino nel quesito che è il più frequente, ossia quello delle malattie infiammatorie croniche, per esempio il morbo di Crohn. E la colon TAC? La colon TAC, altrimenti detta colonscopia virtuale, è un'ottima alternativa alla colonscopia tradizionale. Consente di fare una sorta di navigazione attraverso la cavità dell'intestino, del colon. E ha dei vantaggi indubbiamente, in quanto meno invasiva della colonscopia tradizionale e anche più veloce. Ha sicuramente degli svantaggi perché si tratta di un'indagine TAC, quindi erogazione di radiazioni ionizzanti che hanno una dose anche significativa per il paziente, e un altro svantaggio è che non consente la parte terapeutica della procedura. E per lo studio dell'apparato biliare che cosa si fa? Lo studio dell'apparato biliare era fino ad alcuni anni fa completo appannaggio del gastroenterologo. Ora la palla l'ha in mano il radiologo, che fa la diagnosi attraverso sequenze che consentono di enfatizzare i liquidi biliari attraverso l'assunzione di un mezzo di contrasto che non è altro che del succo di frutta di ananas o mirtillo, e quindi ben accettato dal paziente. Noi possiamo visualizzare le vie biliari. In un secondo luogo il radiologo passa l'esame al gastroenterologo, che può procedere alla parte terapeutica interventistica.